Ciao a tutti, sono Leo Ortolani, sono un fumettista italiano, sono qui per parlarvi del mio romanzo grafico intitolato Cinzia, pubblicato in Italia da Bao Publishing e pubblicato in Spagna finalmente da Nuevo Nueve. Allora, io vi prego di scusarmi se farò degli errori durante questo video, ormai è la quarta volta che lo faccio perché non sono capace di girare dei video, ma ci provo lo stesso. Allora, chi è Cinzia e soprattutto chi sono io? Io sono, come dicevo prima, un fumettista italiano, io lavoro come fumettista da tantissimi anni, la mia prima e più celebre serie in Italia è Ratman, che ha fatto una piccolissima apparizione anche in Spagna qualche anno. E Cinzia praticamente appare già nella primissima storia di Ratman. È un postino che in seguito a un bacio ricevuto dal protagonista, quindi da Ratman, capisce di voler essere qualcos'altro, qualcun altro soprattutto, e quindi diventa Cinzia. Ora, nella prima storia di Ratman, questa è poco più che una piccola battuta, giusto per far ridere i ben pensanti. Cinzia però non abbandona il personaggio perché molti chiedono di vederlo ancora, di vedere ancora come si evolve questo personaggio perché colpisce già 30 anni fa. Ecco. E in questi 30 anni cosa succede? Succede che cambia ovviamente l'autore, cioè cambio io, maturo, grazie a Dio, perché o maturi o se no rimani veramente al palo. E matura ovviamente anche il personaggio all'interno della serie di Ratman. Quindi, da personaggio nato come tanti altri personaggi, per produrre delle gag sostanzialmente, per far ridere, perché Ratman è una serie comica e sostanzialmente è una serie su dei supereroi comici, per cui qualunque personaggio contenuto nella serie ovviamente è un po' la parodia di se stesso e di chi rappresenta. Stessa cosa anche per Cinzia, anche se andando avanti con gli anni Cinzia diventa un personaggio sempre più interessante, sempre più profondo. Si capisce che ha qualcosa in più da raccontare rispetto agli altri. E è stato così che io nel 2017, una volta conclusa la serie di Ratman, e avendo iniziato a realizzare così dei romanzi a fumetti, quindi delle graphic novel, ho cominciato a pensare a poter produrre una storia su Cinzia. Quindi su questo personaggio che, ripeto, ha accompagnato la mia serie per 30 anni, le voglio bene come se fosse mia figlia, per cui io Cinzia la conosco molto bene. E ho deciso di dedicare una storia soltanto a lei e alla sua amica del cuore che è Tamara, che è un'altra donna transessuale come lei e con cui, diciamo così, condivide le sue avventure. Ora, Cinzia è una storia che è nata un po' come se fosse una commedia, un musical su carta. Ci troverete anche delle canzoni, anche se non c'è il sonoro, ma soprattutto troverete la storia di questa persona che fermamente crede in se stessa, nonostante tutto, e che con una solarità che io le invidio molto, riesce a superare anche i numerosi ostacoli che si troverà di fronte nella sua storia d'amore, perché ci sarà una storia d'amore, ovviamente io volevo fare una bella commedia quasi, ripeto, alla Billy Wilder e credo di esserci riuscito. Ora, che altro dire di questo libro? È già stato pubblicato anche in Francia, per cui ho qua la versione francese, per cui insomma, dai, vedo che con le sue belle gambe lunghe Cinzia sta facendo abbastanza strada. È stata fatta addirittura in Italia una riduzione teatrale acclamatissima, è stato fatto soltanto una volta durante Lucca Comics and Games, che è la fiera del fumetto più importante in Italia, e quindi non abbiamo potuto poi, causa emergenza sanitaria, sviluppare una vera e propria tournée nei teatri, però insomma si spera di riuscire a farlo abbastanza presto, nei momenti in cui le cose torneranno più o meno alla normalità. Ecco, ora io non voglio raccontarvi molto di più del libro, io preferisco che voi lo leggiate e soprattutto che mi facciate anche sapere che cosa ne pensate, magari anche attraverso l'editore, attraverso le vostre lettere.
Sono stato invitato più volte a essere lì con voi in Spagna per il lancio del libro. Mi sarebbe piaciuto moltissimo. Prima di tutto ero stato invitato per il lancio di maggio a Madrid, poi dopo anche adesso, però purtroppo ecco, diciamo che bisogna stare un attimo un po' più cauti con gli spostamenti, con i viaggi e niente. Purtroppo sono qua costretto a fare questi video in cui parlo ovviamente di tante cose, mescolandole senza farmi capire bene. Io spero che chi tradurrà, chi metterà i sottotitoli, riesca a dare un senso a questo mio flusso di parole che vi assicuro non sono così di solito. È che davanti ai video non riesco a esprimermi al meglio, per cui direi che per il momento, se non avete altre domande, io chiuderei qua. Vi mando un grandissimo abbraccio e soprattutto forza Cinzia, e spero che amiate questo personaggio così come lo amo io. A presto!